Ciao a tutti, sono Candida e benvenuti sul mio canale. Nel video di oggi realizzerò una borsetta che mi permetterà di contenere la mia Midori, il cui tutorial l'ho pubblicato la scorsa settimana e lo trovate sul mio canale. Per il video di oggi, il progetto del video di oggi è un po' particolare perché avevo visto questa borsetta su un profilo di Federica Cera, che è una ragazza sarda che fa delle cose molto carine. E mi è subito piaciuta e ho voluto provare a farla. Se non che, dal momento che lei non fa i tutorial, praticamente mi ha dato tutte le informazioni necessarie per realizzare la borsetta e sto facendo io il tutorial al posto suo. Comunque, nelle descrizioni del progetto di oggi vi lascio i suoi link per andare un po' a curiosare e vedere le cose che fa. Quindi partiamo subito con la realizzazione della borsetta perché vedrete che è una cosa molto molto carina per contenere quello che preferite. Io la farò ad hoc per questa Midori. Vedrete che viene una cosa carina e poi a seconda di come la personalizzate ne potete fare veramente svariati usi. Per realizzare la borsetta abbiamo bisogno di, allora togliamo questo, abbiamo bisogno di due fogli. Io utilizzerò perlomeno due fogli di questa carta che vi ho già più volte fatto vedere, è quella che uso sempre io per i miei lavori come carta tinta unita. È una carta con questo marroncino che a me piace molto perché si adatta veramente a tantissime carte e poi è molto bella perché non so se riesco a farvela vedere, è una carta che da una parte è goffrata, quindi rimane comunque con una bella texture ed è bella da vedere e dalla parte interna rimane liscia, quindi la potete utilizzare come meglio credete. Io generalmente utilizzo chiaramente la parte goffrata sull'esterno in modo che si veda bene perché mi piace di più. Allora, partiamo subito. Intanto dobbiamo tagliare due pezzi di carta per realizzare la nostra borsetta. Allora, premetto che le misure che mi sono state date sono in pollici, però visto che non so voi, ma io ho tutto, diciamo, la mia strumentazione è in millimetri e mi trovo meglio a lavorare in millimetri, cosa ho fatto? Ho convertito tutte le misure da pollici a millimetri. Chiaramente lo sapete, se fate questi lavori lo sapete benissimo, nelle conversioni i numeri decimali sono un po' impegnativi perché avremo delle misure un po' strane. Però adesso, dal momento che io nei miei tutorial metto sempre, vi segno sempre le dimensioni, farò così: vi metterò sia le dimensioni in centimetri che le dimensioni in pollici. Così, se voi preferite usare i pollici, usate i pollici, se preferite usare i centimetri, usate i centimetri. Così potete realizzarla in qualsiasi caso. Allora, innanzitutto partiamo dal tagliare, come dicevo, i due cartoncini che mi serviranno per realizzare le due parti che poi andranno a formare la mia borsetta. Allora, abbiamo la prima parte, il primo cartoncino che andrò a tagliare con due misure. Queste ve le posso dare anche abbastanza intere perché comunque non cambia molto, che sono 25,5 così, per 20,5. Poi ripeto, avrete le dimensioni anche in pollici, le vedete in sovraimpressione. Quindi il primo cartoncino che è 25,5 per 20,5 e poi abbiamo bisogno di un altro cartoncino che invece è 25,7 per 19,7. Ecco, questi sono praticamente i due cartoncini di cui ho bisogno per realizzare la mia borsetta. Ora dobbiamo andare a fare dei pieghi. Partiamo dalla parte più semplice.
Allora, e quindi sto parlando della parte da 25,5 per 20,5. Allora, prendo il mio attrezzo per fare segnare i pieghi. Chiaramente, se voi non lo avete, ve lo segnate con la matita e poi con un bulino andate a segnare la piega. Allora, in questo caso cosa vado a fare? Sul lato corto, quindi stiamo parlando del lato da 20,5, vado a fare un piego da 1,2, così, anzi lo faccio, vi dicevo, dal momento che voglio utilizzare la parte goffrata sull'esterno, vado a piegare. Vado a fare il piego dalla parte interna, così. Quindi vado a piegare da 1,2 e 1,2 dall'altra parte. Quindi vado a fare un piego da 1,2 su entrambi i lati del mio foglio, dal lato corto, dal lato 20,5. Dopodiché giro il foglio, quindi siamo dalla parte da 25,5, vado a fare tre pieghi. Allora, uno da 3,8, così. Uno da 16,8 e uno da 18,4. Ok, quindi questo è il primo foglio con i vari pieghi. Facciamo le pieghe sul secondo cartoncino, quindi quello da 25,7 per 19,7. Sul lato lungo, giro sempre perché io faccio le pieghe dalla parte liscia, sul lato lungo, quindi sulla parte da 25,7, vado a fare un piego da 3,8 da un lato e da 3,8 dall'altro lato, quindi da entrambi i lati vado a fare un piego 3,8 e 3,8, mentre nella parte corta, quindi quella da 19,7, vado a fare un piego da 3,8, un piego da 16,8 e un piego da 18,4. E questi sono i pieghi per il secondo foglio per creare la borsetta. Allora, in questo caso vado a tagliare con la forbice, vado a tagliare con la forbice queste parti. Magari facciamo così, ve le segno con una matita, così secondo me avete più chiaro come quello che poi dovete tagliare. Mi sembra, potrebbe essere un'idea. Quindi vado a tagliare queste parti, io le segno così. Vi faccio vedere cosa tagliare, poi ditemi se questo sistema vi sembra, perché a me sembra che potrebbe andare bene, perché quando poi voi fate le pieghe magari vi perdete un attimino, invece in questo modo, vedete, queste sono, perché qua ci sono delle pieghe che magari si vedono male sulla telecamera, comunque io andrò a tagliare questa parte, così penso che si capisca meglio. Quindi vado a tagliare così, ok. Vado a tagliare tutti i lati. Meno male che mi sono lavata gli occhiali perché allora io non ho mai portato gli occhiali in vita mia. Mentre taglio, vi racconto questa cosa: non ho mai portato gli occhiali in vita mia da quando ho cominciato a vedere meno da vicino e quindi ho dovuto cominciare a portare classici occhiali per vedere da vicino,
sono un po' iniziati i miei problemi, perché oltre a non essere abituata a portare gli occhiali, che ogni tanto mi dimentico, devo tenerli in borsa, adesso ho un po' preso l'abitudine, ne ho uno per ne ho un po' gli occhiali sparsi dappertutto, però puntualmente mi dimentico di lavarli. Lo so che è assurdo, però ad un certo punto dico, boh, la vista mi sta peggiorando sempre di più, e poi mi rendo conto invece devo solo lavare gli occhiali, perché se non vedo nulla è perché sono sporchi. E adesso oggi, visto che dovevo fare questo lavoro, che è un lavoro abbastanza di precisione con tutte queste pieghe, ho deciso di lavare gli occhiali subito, così riesco a vedere bene. Allora, nella parte bassa vado a tagliare così un pezzettino in questo modo della mia aletta, perché così non mi dà fastidio quando vado a piegare. Adesso vi faccio vedere perché. Ok. Ora, tagliato tutto in questo modo, vado proprio a creare i pieghi. No, prendo il mio osso, l'altro, perché mi trovo meglio. Questo qui, vado a fare i pieghi che ho segnato in questo modo qua. Queste saranno delle alette, che sono così. Pieghiamo tutto, schiacciamo bene. Se non avete questo piegatore in osso, che è comodissimo, utilizzate il bordo di una forbice, qualsiasi cosa, ma mi raccomando, schiacciate bene tutte le pieghe, così, e facciamo l'ultima, questa. Ok, adesso voi ancora non sapete come rimane la borsetta, ma vi dico che questa praticamente è la parte posteriore della nostra borsetta. Adesso andiamo a costruire il davanti. Il secondo foglio, quello da 25,7 per 19,7, va tagliato in questo modo. Allora, in questo caso non posso segnarvi con la matita le parti da tagliare, perché andrei a sporcare il mio foglio, e non posso perché devo utilizzarlo tutto. Quindi vi faccio solo vedere come tagliare. Allora, nella parte bassa è semplice, perché qua ci sono due pieghi, qua c'è solo un piego, qua si formano due quadrati. Quindi nella parte dei due quadrati vado a tagliare semplicemente questo lato qui, così, uno e due, fino qui. Quindi abbiamo tagliato praticamente nella parte dove ho fatto il piego perpendicolare da 3,8. Ora vado a tagliare anche l'ultimo rettangolino che si è creato qui in alto, che comprende anche il piego centrale. Quindi, beh, questo ve lo posso segnare perché tanto devo eliminarlo. Quindi facciamo la stessa tecnica di prima, così vi faccio vedere meglio. Andiamo ad eliminare questi due rettangolini. Così. Uno e due. Taglio meglio perché non si stacca. Eccoci qua. Ok, quindi siamo in questa situazione qui. Allora, prima di fare i pieghi, facciamo ancora una cosa, così rimane bello piatto e si capisce meglio. Dobbiamo ancora andare a fare un'operazione, cioè andare a creare due pieghi su queste due alette laterali. Vado a segnare il centro dell'aletta, che era 3,8, quindi a 1,9, sia da una parte che dall'altra, che è uguale. Quindi a 1,9 vado a segnare il centro, così. Dopodiché, con righello e bulino, vado a creare un piego
Praticamente vi faccio vedere meglio, dal centro che ho segnato farò un piego verso la punta qui finale del mio cartoncino e un piego verso l'intersezione di questi altri due. Praticamente vado a creare un triangolo fatto in questo modo sulla mia aletta da entrambe le parti. Mi raccomando, solo fermarsi su questo punto qui e non andare oltre, quindi per farvi capire facciamo in questo modo. Allora piego l'aletta, ecco, quindi solo qua ci dobbiamo fermare con i nostri pieghi obliqui. Quindi vado a fare i miei pieghi, poi ve li faccio vedere realizzati, così puntiamo bene. Quindi facciamo uno, facciamo due. Idem dall'altro lato. Vedete che abbiamo fatto i due pieghi, uno e due. Idem da questa parte qui. Ho l'ombra della luce della finestra che mi nasconde un po', ma diciamo che si vede abbastanza bene. Una, ecco, e di qua è più chiaro, così. E due. Ora i pieghi sono proprio finiti, andiamo a piegare il tutto. Quindi cominciamo da qui. Ho preferito fare dopo i pieghi perché per far rimanere ben piatto la nostra borsetta, in modo che si capisse meglio il lavoro che stavo facendo adesso, che era un pochino particolare. Quindi qua c'è un piego, qui ce n'è un altro. Adesso poi alla fine vi faccio vedere che qui nell'interno uno, due, e adesso vado a fare anche i pieghi che ho segnato col bulino, che sono questo, il primo così, e il secondo così. Allora, io adesso li avevo segnati dalla parte perché mi sembrava più semplice farvi capire. Li ho segnati dove avevo fatto tutti gli altri pieghi. Però in realtà adesso io l'ho piegato in questo modo, piego anche questo, anzi facciamo così, li piego tutti e due. Quindi uno e due. Così. Ok, però in questo caso le due alette vanno piegate sul rovescio perché questa parte deve entrare all'interno della mia borsetta. Quindi io ve l'ho fatto vedere perché mi sembrava più chiaro da questo lato, ma in realtà questi pieghi, solo i pieghi delle alette laterali, vanno fatte sull'esterno. Così, tanto adesso viene facile, fatti già una volta, vengono solo portati sull'esterno. Adesso vi spiego perché e capirete tutto, perché quindi li faccio uscire da questa parte qui perché è quello che mi interessa. Questo perché adesso vedrete come per incanto la nostra borsetta che si forma. Quindi questi vengono messi sull'interno così. Questo qua abbiamo fatto due pieghi, vi faccio vedere, questa viene piegata in questo modo, adesso ve l'assemblo solo velocemente per farvi capire e poi andremo ad incollarla. Praticamente abbiamo, allora, ripeto, queste due parti andranno incollate qui una sull'altra,
qua creeremo la base della nostra borsetta in questo modo. Quindi questa parte qui sarà praticamente il laterale della mia borsetta, che si chiuderà in questo modo. Ecco perché ho dovuto fare le pieghe all'interno, così. Ora le due parti della borsetta sono completate, dobbiamo andare ad incollarle tra di loro. Per incollare il tutto occupiamoci prima di questa parte della borsetta. Allora, come prima cosa andiamo a creare la nostra base. Quindi andiamo a mettere la colla, possiamo utilizzare questa, sul nostro quadratino in questo modo, così, e lo andiamo ad incollare sulla nostra base in questo modo qua. Questa sarà, vedete che stiamo creando la base, schiacciamo bene e stiamo creando la base della nostra borsetta in questo modo. Idem andiamo ad incollare anche l'altro lato, quindi colla, e chiudiamo anche l'altro lato. Vado a schiacciare bene in questo modo qui, così, e abbiamo creato la base interna della nostra borsetta. Ora, prima di andarla ad unire all'altro lato in questo modo, perché la uniremo in questo modo qui, vado a gestire i laterali, perché altrimenti se prima incollo la base diventa più complicato poi andare ad incollare i laterali. Invece vi faccio vedere come incollare prima i laterali e poi non ci resterà solo che chiudere il fondo. Allora, praticamente, vediamo un po' se riesco a... Qui abbiamo visto, abbiamo fatto i due pieghi che sono così, ok? Quindi dobbiamo andare ad incollare questa parte interna del mio piego con l'aletta del cartoncino posteriore della mia borsetta, in questo modo qui, proprio andandoli ad incollare uno sull'altro, semplicemente in questo modo. E adesso vi assicuro che è più difficile solo perché vi devo far vedere come incollarlo, quindi andremo ad incollarlo così. Per cui come procedo? Vado a mettere la colla su questa parte del mio cartoncino, quindi sull'esterno di questo cartoncino qui vado a mettere la colla e poi andrò ad attaccare la mia aletta obliqua, è più semplice. Quindi cosa faccio? Vado a mettere qui sul cartoncino la colla, oppure, ma sì, mettiamo questa che tanto fa ben presa. Vado a mettere questa così e ora vado ad incollare semplicemente, proprio, spero che si veda bene, perfettamente in linea la mia aletta su questa base qua, più dritta possibile, mi raccomando. Infatti ho sbagliato, mi ho saltato un pezzettino, non voglio mettere la testa sul lavoro per farvi vedere bene, quindi diventa un pochino più complicato, così, ok. In questo modo vedete che è incollata, perfettamente allineata. Adesso schiaccio bene in modo da incollare perfettamente, così. Ok, vedete che abbiamo incollato un laterale. Ora andiamo a fare lo stesso
dall'altra parte. Quindi dobbiamo andare ad incollare questa piega, questa parte qui, sull'altro laterale, come abbiamo fatto prima, in questo modo qui, esattamente sovrapponendo. Quindi le parti oblique, le alette oblique, mi raccomando, vanno verso l'esterno, importantissimo, in questo modo qua. Quindi aletta obliqua sull'esterno. Quindi cosa faccio? Vado a mettere la colla sul mio laterale, in questo modo qui. Quindi vado a mettere la colla qua. Allora, ho deciso di accendere la luce perché secondo me ci sono troppe ombre. Vediamo se con la luce funziona meglio. Un po' più giallo, bah, più o meno le ombre ci sono sempre, non lo so, ma forse un pochino meglio. Quindi vado a mettere la colla sul mio laterale qua e adesso non devo fare nient'altro che andare a inserire sotto dove ho messo la colla e sopra la mia aletta, facendola aderire perfettamente al bordo, in questo modo qui, aletta obliqua all'esterno. Così vado a premere bene in modo da incollare perfettamente, così. Quindi schiacciamo bene e incolliamo sia da una parte che dall'altra. Facciamolo ancora un po' così, così, in questo modo qua. Incollate le due alette, cerco di di mettere l'ombra così, vado a chiudere praticamente il fondo in questo modo. Quindi colla, se avessimo chiuso prima il fondo, me lo metto da questo lato che non c'è l'ombra, se avessimo chiuso prima il fondo diventava più difficile secondo me chiudere i laterali, quindi io la costruzione l'ho fatta in questo modo. Quindi adesso mi raccomando, centriamo bene in modo da chiudere bene la base della borsetta e farlo anche in modo che rimanga dritta. Adesso basta mettere praticamente, sovrapporre la parte posteriore, la parte superiore con quella posteriore, che sono identiche, quindi vi diventa molto semplice allinearle perfettamente così. Vado anche dalla parte interna con il mio col mio osso a schiacciare bene per incollare bene. L'ultima cosa da fare prima di farvi vedere la borsetta praticamente che è quasi finita, vado, vedete che qua ci avevamo creato due alette, vado ad incollare le alette così, vado a chiudere questa aletta e vado ad incollarla, perché questa praticamente sarà la, vi faccio vedere, la chiusura diciamo della mia borsetta interna e mi fa un po' da blocco. Quindi se noi andiamo a piegare e incollare creiamo una struttura un po' più rigida, che non è male per dare consistenza alla borsetta. Dopodiché praticamente questa è la parte che chiude e questa è la mia borsetta finita, quasi finita, però la struttura è praticamente questa. Guardate che carina. Quindi vado a fare l'ultima cosa, cioè a mettere la colla qui su questa. Potevo farlo anche prima, però ho preferito farlo adesso perché volevo farvi capire a cosa serviva, e quindi lo faccio adesso. Voi se volete questa operazione di unire queste due alette le potete fare anche prima, non c'è problema. Quindi io adesso vado a chiuderle, a schiacciarle bene in questo modo qua, ok, e praticamente abbiamo creato la parte rigida
servirà da base quando aprite la borsettina, avete ancora questa parte che la chiude in questo modo qui. Quindi vedete il discorso delle pieghe verso l'interno che abbiamo fatto prima, una e due. E questa è, diciamo, la nostra struttura finita. Adesso però chiaramente manca la decorazione, vi farò vedere come ho deciso di decorarla io. Come prima cosa comincerei con il come chiudere la borsetta. Allora, io ho deciso di chiuderla mettendo una calamita al centro in modo che rimanga ben chiusa, ben ferma. Per cui cosa andiamo a fare? Andiamo a segnare con la matita dove vogliamo mettere la calamita, quindi 18 e 2, farei 9 e 1, segniamo il centro più o meno qui, teniamo dal bordo un centimetro, anche un centimetro e mezzo direi, sì, così rimane ben ferma, quindi un centimetro e mezzo dal bordo e alla metà, che è 9,1, andiamo a mettere la nostra calamita. Quindi prendiamo le calamite, prendiamo due, una e due. Allora io faccio così, con la mia fustellina, questa, vado a tagliarmi due pezzi di biadesivo. Qua ho la mia striscettina, una, ok, e facciamo in questo modo. Allora vado a mettere il biadesivo sulla prima calamita, così, prendo una e mettiamo al centro del nostro biadesivo, così, ok. Vado a spellicolare dall'altro lato e la incollo qui al centro di dove ho deciso di incollarla, in questo modo qua. Ho preferito mettere il biadesivo perché una punta di colla poi si stacca e non riesco a fare il segno di dove devo mettere l'altra. Ora andiamo a prendere la calamita in modo da incollarla dalla parte giusta, quindi eccolo, attaccata. Per cui cosa vado a fare adesso? Vado a mettere l'altro biadesivo cerchietto che ho perso, dov'è? Eccolo qui, quindi vado a spellicolare il biadesivo, lo vado ad incollare sulla calamita in questo modo. Io preferisco farlo in questo modo perché rimane più precisa come posizione, perché si poteva anche segnare con una penna, ma e la vado ad incollare, vado a centrare bene, a chiudere bene la borsetta in questo modo qua e vado ad incollare in modo a premere in modo che si attacchi il mio adesivo sulla carta sottostante. Dopodiché vado a sollevare in questo modo e il mio biadesivo è rimasto attaccato sul cartoncino posteriore in questo modo qua. Non chiudo perché, anzi chiudo e vi faccio vedere, così rimane perfettamente chiusa. Pian piano la riapro. Fatto questo, non mi resta che andare a coprire la mia calamita. E per fare questo cosa voglio fare? Allora, voglio utilizzare, questo è un altro dei particolari della mia carta digitale che trovate sul mio negozio online,
e fa parte del download Pizzi e Centrini. Quindi ho ritagliato questo pizzo che ha una base un po' verde perché chiaramente adesso devo fare un qualcosa che si abbini con la mia Midori. Quindi questo centrino ha la base verde e va bene. E lo vado ad incollare sopra la mia calamita, facendo però attenzione che, allora vediamo un po', ok, proviamo il contrario, facciamo così. Ecco, preferisco così perché non voglio che si veda una volta che la borsetta è chiusa, voglio che si veda solo quando la borsetta è aperta. Per cui vado a tagliare in questo modo qui, uno e due, così, e vado ad incollare. Allora, prima di incollare, però, voglio fare una cosa che non ho ancora fatto, ma adesso è arrivato il momento di farla, cioè voglio passare con il distress tutta la borsettina. Posso anche farlo dopo, volendo. Posso incollare prima questo. Allora, facciamo così. Posso incollare prima questo e poi passare il distress. Però, a questo punto, prima di incollare, devo almeno passare il distress sul mio pizzettino, perché per coerenza poi sarà più abbinato a tutto il resto della borsetta. Quindi vado un attimo a sporcare tutto il pizzo col distress. Passato il distress su tutto il mio pizzo, vado ad incollare in questo modo. Quindi colla per la carta, semplicemente vado a passare la colla dietro il mio pizzo. Allora, come vi ho detto in qualche altro video, ma chi non l'ha visto lo ripeto, quando devo incollare la carta sulla calamita, come in questo caso, praticamente cosa ho fatto? Ho stampato il mio pizzo. Questo è il bello dei download digitali, perché uno si può stampare, ristampare le cose, utilizzare la carta che preferisce. Utilizzo la carta, quella sottile da 80 grammi, la semplice carta bianca per fare le fotocopie. Perché in questo modo la carta diventa più sottile sulla calamita e quindi non mi va a togliere forza alla calamita quando la chiudo. E poi aderisce meglio intorno alla calamita, perché se la carta fosse troppo spessa rimane sollevata nella zona della calamita. Invece in questo modo la carta è sottile e quindi rimane ben incollata. Quindi un attimo che. Il bello di questa colla è anche che si può un minimo riposizionare. Ok, verifico solo che la chiusura non mi vada completamente a coprire il mio pizzo, e così è. Ecco, vedete qua intorno. Adesso, essendo la carta molto sottile, io riesco ad incollarlo perfettamente. Se invece la carta fosse stata spessa, visto che io non voglio andare molto oltre la calamita, mi sarebbe rimasta sollevata. Invece in questo modo qui rimane ben incollata. Così. E anche quando vado a chiudere non si vede più, che era quello che volevo fare. Quindi qui facciamo in questo modo, mentre coprire questa calamita, cosa vado a fare? Semplicemente vado a prendere un pezzettino del mio pizzettino, sempre stampato su carta sottile, e vado a ritagliarmi un cerchietto, così. Dopodiché non devo fare altro che andarlo ad incollare. Lo passo con il distress, così per coerenza con il resto, con della colla. Questo perché non metto il biadesivo, perché altrimenti creerei di nuovo spessore sulla calamita. Invece, in questo caso, metto della colla. È colato tutto.
mi è volato tutto mentre la prendevo. Ok, mettiamo questa che è un pochino più tenace, visto che c'è la calamita sotto, quindi utilizzo questa colla e non la colla per la carta, così, e vado ad incollarla sopra in questo modo qua. Ok, quindi come vi ho detto prima, adesso vi faccio vedere il particolare incollato. Essendo la carta molto sottile, io riesco perfettamente a incollare la mia calamita senza creare spessore, e così la chiusura è fatta in questo modo qua. Ora, prima di procedere con la decorazione, cosa faccio? Vado a smussare. Voi, se non avete la, se non avete questo attrezzo, avete gli angoli, non lo so, potete anche con la forbice smussarli. Io preferisco smussarli, oppure potete anche lasciarli rigidi. Io vado a smussare i miei angoli con la mia fustella, questa, perché questi angoli a me piace molto, questa a due angoli, questo angolo e un altro con un'altra forma un po' concava, però questo qui a me piace molto. Adesso, prima di andare a decorare tutta, a finire di decorare la borsetta, vado a passare il distress su tutti i contorni. L'effetto della borsetta col distress passato dappertutto è questo. Adesso voglio decorare il frontale. Visto che ho creato la borsetta per la mia Midori, voglio chiaramente farla abbinata. Quindi cosa faccio? Utilizzo lo stesso centrino del mio pacchetto Pizzi e Centrini per decorare il frontale della borsetta. Quindi farò la stessa cosa che avevo fatto per decorare la Midori, cioè stropiccio il mio centrino così, in questo modo, così otteniamo l'effetto vintage che abbiamo sulla Midori. Ok, lo apriamo bene in questo modo qui, così, e adesso lo vado a sporcare con il distress, che non ricarico in modo che non è tanto marrone, col distress sporco, con il tamponcino ancora già sporco da prima, posso andare a sporcare leggermente il mio centrino, così da dargli un effetto un pochino più vintage, in questo modo. Dopodiché vado con il distress, però in questo caso, a sporcare un po' meglio i bordi, così, ma proprio una cosa molto molto veloce, così. Così sembrerà ancora più in rilievo rispetto alla mia borsetta. Una cosa veloce, veloce, veloce. Ok, in questo modo direi che va bene. Quindi andiamo ad incollare. Allora, per questo utilizzo la colla per la carta, va benissimo, che vado a mettere su tutta la superficie. Mi raccomando, come dico sempre, i bordi, perché i bordi altrimenti poi si staccano. È vero che si può, al limite, se vi rimane qualcosa di incollato male, lo potete incollare dopo, lo riprendete, però mettiamo la colla dappertutto, così, e andiamo ad incollare. Allora, la mia idea è tenere questo sul centro, così, cerchiamo, la centriamo d'occhio, sì, direi che così va bene, pieghiamo
qui sulla parte superiore. Andiamo a schiacciare bene, poi schiacceremo ancora meglio e poi incolliamo sul posteriore. Se qualche puntina è rimasta un po' scollata, andrò ad incollarla poi dopo. Schiacciamo bene, incolliamo bene. Per premere meglio facciamolo così dalla parte interna, in questo modo qua. Così andiamo ad incollare bene sia qui che, adesso non si vede bene, ma infilo il mio strumento all'interno e vado a premere bene in modo da incollare bene. Ok, vedete che è incollata perfettamente. Se poi mancherà un pelino di colla, posso aggiungergliela dopo. Ok. Nella parte sopra andiamo a schiacciare così. Quindi vedete che l'idea è questa. Per abbinare ulteriormente ho deciso di fare un'altra cosa. Allora, creerò una maniglietta da mettere sopra la mia borsettina dove andrò a legare la stessa chiave con lo stesso pizzo che ho usato per la mia Midori. Quindi, allora, qui abbiamo 1,5 cm più o meno di, poco più di 1,5 cm di spessore, per cui io vado a tagliare una striscia da 1,5 cm, la lunghezza la decidiamo poi. Allora, tagliamo una striscia così da 1,5 cm. Che vedete la larghezza perfetta, leggermente più piccola del mio, del bordo della mia borsetta. Ora farei una cosa non troppo grande, quindi la faccio ad occhio, io direi di fare una cosina così, ecco, direi che va bene. Tengo ancora la base qua, segno in maniera molto con l'unghia e vediamo più o meno la lunghezza che ho ottenuto così. Quindi diciamo un 13,5, così vi do anche la misura indicativa, quindi 13,5 cm. Ora cosa vado a fare? Guardate, utilizzo sempre questo perché faccio più in fretta. Allora vado a segnare 1,5 cm per parte, posso farlo anche con questo, 1,5 cm per parte, in modo da creare la base dove incollare la mia maniglia, e con questo strumento vado appena appena a dare una forma arrotondata in modo che prenda la forma della maniglia. Ora piego in questo modo qui, 1 e 2, e abbiamo creato la nostra maniglietta che andremo ad incollare in questo modo qua. Io la voglio tenere un pochino più larga. Ok, quindi andiamo a segnare più o meno dove, diciamo, sì, diciamo così. Quindi vado a prendere le misure del centro, ecco, diciamo a 4 cm dal bordo. Perfetto. Allora, 4 cm dal bordo. Cosa voglio fare? Allora, vado a segnare con la matita 4 cm da una parte e dall'altra. Quindi 1 e quindi 2. Così. Vado a bucare
con il mio attrezzo. Mi raccomando, come dico sempre, occhio a non bucarvi le dita, quindi così. E così, chiaramente 4 cm dal bordo e al centro della mia parte, della parte superiore di chiusura della borsetta. Ora prendiamo la nostra maniglietta, la passiamo, anche questa ancora mi dimentico, con il distress dappertutto. Se volete scrivermi nei commenti come state passando queste giornate molto 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 particolari, se ormai vi siete abituati un po' a stare sempre in casa. Io mi sto dedicando a qualche attività che trascuravo un po' perché non avevo il tempo, e adesso che ne ho un po' di più gli sto dedicando un pochino di più tempo per cercare di far passare il tempo. E poi mi sto godendo i miei due ragazzi, che adesso sono a casa sempre insieme a me, e quindi facciamo tante cose insieme. Allora, quindi cosa vado a fare? Vado anche in questo caso a bucare al centro del mio quadratino. Io lo faccio ad occhio, quindi cercando di non sbagliare, quindi uno, altrimenti fate una croce sul quadrato e poi bucate al centro. Comunque si può fare, visto che è piccola la superficie, si può fare tranquillamente a mano. Ora facciamo così: vado a mettere un po' di colla, così attacca anche meglio, in questo modo qua, così abbiamo la colla nella parte posteriore. E adesso vado a prendere uno di questi fermagli con, non so esattamente come si chiamino, con dietro la parte per bloccare che si apre. Adesso vi faccio vedere, andiamo, qui è rimasta, aspettate perché si è sporcato troppo di colla, ok, vado ad inserire così, e adesso vado a infilarlo qui, così, e dalla parte interna vado ad aprire le mie alette in questo modo qua, vedete? Così. Lo stesso facciamo dall'altro lato, buco un po' di più perché così, ok, mettiamo, e chiaramente abbiamo messo la colla, quindi andiamo ad incollare bene sul supporto, idem dall'altro lato, mettiamo la colla, così andiamo ad inserire il mio fermo qua. Ok, ora andiamo nel foro che avevamo fatto qui, così ce la posso fare, ok, così, e andiamo anche da questa parte ad aprire le alette in modo da bloccarlo così, in questo modo qua. Andiamo ad incollare anche bene da questo lato, così, e la nostra maniglietta è sistemata. Ora, nella parte interna qui andrò ad incollare una striscia della stessa struttura, vado ad incollare una striscia in modo da coprire i miei due gancetti, ma questo lo faccio, non ve lo farò dopo perché tanto
è inutile che vi faccio perdere tempo a vedere come fare. Ecco, in questo caso vedete che c'è un pezzettino di carta che non si è incollato bene, ma non c'è problema. Andiamo ad aggiungere la colla, eccoci qua, e lo andiamo a chiudere. Per coerenza con la mia Midori voglio ancora attaccare la mia chiave, come avevo fatto sulla Midori. Vado a prendere due pezzi di pizzo, che sono quelli che ho utilizzato per abbellire il mio laterale, e potremmo fare così. Allora, provo a legare questo direttamente. Allora, facciamo così. Proviamo a fare in questo modo. Metto. Non voglio mettere tutti e due i nastri nella chiave perché ho la sensazione che rimangano troppo spessi e quindi il fiocco non viene bene. Quindi io farei una cosa del genere. Bloccherei la chiave con il nastrino verde. In questo modo. Tagliando poi molto più corti qui i laterali, così. E adesso faccio un fiocchettino con il pizzo che ho utilizzato per la Midori, quindi andiamo a fare un fiocco in questo modo qui. E lo vado ad incollare in questo modo qui. Allora, facciamo così, blocco sia con la colla, non uso questa, uso la colla questa che è un po' più forte, uso questa colla che è un po' più forte, quindi vado a bloccare il mio fiocchettino sulla, così non si muove, rimane più bello. In questo modo qui, quindi andrò a bloccare questo qui e adesso sopra vado a mettere il mio fiocchetto, scusate, questo qua, così. Devo aspettare un attimino che si asciughi, nel frattempo vado a tagliare più corti i laterali del fiocchetto, 1 e 2. Adesso dobbiamo aspettare che asciughi un attimino, però vedete già l'effetto. Direi che non metto più nessun'altra decorazione. La mia borsetta è terminata, ve la faccio vedere bene da vicino. Quindi ho messo il mio riferimento che richiamava la Midori, sia nella chiave che nel laterale, con gli stessi colori e gli stessi pizzi. Questa è la parte superiore, dove ho inserito i due gancettini verdi che richiamano il nastro, e la parte posteriore è molto semplice. All'interno ho messo i pizzi, sempre del mio download digitale, pizzi e centrini. Qua vedete, sono andata ad attaccare la striscia che vi dicevo, dello stesso cartoncino, per chiudere il metallo delle graffette che si vedevano. Adesso apro il mio sportellino e vado ad inserire la mia Midori in questo modo qua. Richiudo il tutto e questa è la mia borsetta che contiene la mia Midori. Spero che anche questo lavoretto vi sia piaciuto, ringrazio ancora Federica Cera per avermi mandato tutte le misure e le foto necessarie per realizzare questo tutorial, spero che piaccia anche a lei.
Se avete dubbi o domande, come dico sempre, scrivetemi e vi risponderò più in fretta possibile. E se non siete ancora iscritti al mio canale e avete piacere, iscrivetevi, così mi aiuterete a farlo crescere. E ci vediamo la prossima settimana con un altro tutorial. E, come dico sempre, buona creatività a tutti. Vi mando un forte abbraccio, visto che questo è un momento particolare e possiamo darci gli abbracci solo virtuali perché fisicamente non si può. Vi mando un abbraccio, un bacione e ci vediamo con il prossimo tutorial. Ciao!